Massimo Lodolo ai microfoni della SDAC, Scuola d'Arte Cinematografica di Genova, per la candidatura miglior voce maschile per Yellowstone, che ha dato la voce a Kevin Costner, sì, a Voci nell'Ombra, 24esima edizione. Bentornato Massimo. Grazie, grazie infinite. Già avevi vinto nel 2018 l'Anello d'Oro per aver doppiato Daniel Day-Lewis per Il Filo Nascosto, com'è sì, ritornare a Voci nell'Ombra? Beh, si chiude il cerchio perché lì era cinema, qui è televisione. Si quindi continua. Si continua, sì. Poi devo dire che sono felice di essere intervistato da te, perché dovete sapere, qual è la macchina? Questa? Dovete sapere che lui mi chiama con un altro nome, mi cita attori che io non ho mai doppiato e quindi, scherzo, però con lui sono particolarmente legato perché delle cose che ho visto su YouTube che ci riguardano ogni tanto me ne parlano. Mi fa molto piacere. Quindi, a parte gli scherzi, in allegria, sono felice, sono contento. Poi particolarmente il prestigio del festival, insomma, che mi lusinga su due attori così importanti, devo dire che per me è una restituzione di gloria indiretta, veramente gratificante. Com'è stato lavorare su questo attore, su questo personaggio? Allora, devo dirti una cosa, io Kevin Costner, che è stato un percorso quasi tutta la carriera da Michele Gammino, però lo avevo iniziato in Revenge, che è stato un film d'amore che ha avuto molto risalto, e quindi l'ho doppiato da giovane. Ritrovarlo a questa età, io avevo di recente già doppiato anche Il diritto di contare, sempre su Kevin Costner, ridoppiarlo a questa età, all'età della sobrietà, in un personaggio così tosto, così sobrio anche nella sua durezza, è stato come una chiusura di cerchio relativa al signor Costner, che ringrazierò sempre. Sono affezionato, sì. Poi Yellowstone è bellissima, io anche come spettatore, adesso a prescindere dalla circostanza, la trovo una bellissima serie. Molto. Peccato che lui se n'è andato, non chiuderà l'ultima stagione. Vabbè, altri però molto impegni. Appassionante, sì. Com'è lavorare soprattutto su una serie, perché magari l'approfondimento del personaggio, approfondimento psicologico è più complesso, magari cambia appunto durante una serie il personaggio più che in un film, e c'è un approccio diverso di lavoro rispetto a un film? Beh, direi di sì, okay. Hai detto bene, perché il percorso della serie è molto più lungo, molto più sfaccettato, come dire, è una narrazione più estesa, sebbene il personaggio mantenga, però ci sono più circostanze interpretative rispetto al film, che comunque ha una stesura più breve rispetto alla serie. Certamente non li paragonerei, perché laddove c'è virtù c'è difetto e viceversa. La tua voce è molto riconoscibile sì, nel grande pubblico, per i fan anche molto giovani, perché oltre a essere comunque parecchi anni che doppi, per citare anche solo Tim Roth in Pulp Fiction, tanti attori che hanno segnato la storia con le loro battute iconiche, ma qualche anno, pochissimo tempo fa è uscito il nuovo Spider-Man con Alfred Molina, sì, quindi un personaggio che a tutti noi è rimasto nel cuore quando l'avevamo visto diretto da Raimi, adesso è ritornato una decina di anni dopo. Come è stato riprendere la voce di questo grande attore che già avevi doppiato altre volte, e come ti sei sentito? Allora, stato? Grazie al cielo anche per lui erano passati 10 anni, se no sarei stato rovinato. Beh, sono operazioni di tale clamore, di tale successo, c'è la frase Peter relativa eccetera, che ogni tanto sento che ricorre sul web, te la gridano dietro sì. Beh, era un personaggio comunque sì, adorabile, sì, perché aveva quella spessore, sì, non era una faccia sola, non era un volto solo cattivo, anzi il bello anzi, di quei nell'ultimo figli, è vero, uno spessore molto sì, più molto umano bello, più empatico rispetto alla durezza del primo film, insomma. Mm-hmm. E devo dire che, come nel caso di Harry Potter, ne deriva un tale successo, una tale attenzione, che nel momento dell'approccio al personaggio ci si trova responsabilizzati di fronte a milioni di spettatori, quindi c'è un'attenzione, una responsabilità superiore. E qual è stato uno dei lavori più difficili di quest'anno, degli ultimi anni?
escluso il filo nascosto che avevi già detto che era stato un lavoro molto impegnativo, ma anche dalle grandi soddisfazioni. Ma non vorrei risultare retorico, perché è tutto difficile, okay, in quanto ci troviamo sempre ad affrontare in brevissimo tempo quello che gli attori in originale studiano per mesi, quindi è tutto particolarmente difficile. Io c'è un'esperienza che ho già citato, che è quella di Andy Garcia su Modigliani, che è un'esperienza interpretativa che mi ha letteralmente toccato. Ho avuto momenti di difficoltà a leggio, di commozione, quindi è un ricordo perenne rispetto al genere di domanda che mi hai fatto, che mi lega particolarmente a quell'interpretazione, Andy Garcia nel film Modigliani. Andy Garcia è un altro attore che hai già doppiato diverse volte, spesso, sì, però questo giro ti sei trovato lo stesso a dover non dover dar per scontato niente. Sì, anzi, perché poi il personaggio in sé di Modigliani, che fra l'altro non è l'unico pittore che mi è capitato di doppiare, perché ho fatto Van Gogh con Tim Roth, ho fatto Klimt con Malkovich, e Modigliani con Andy Garcia, quindi devo dire che laddove c'è sofferenza ed espressione d'animo, mi è stata riconosciuta la possibilità di restituirla. Bene. Io ti ringrazio per aver parlato. Te. Microfoni della Mi fa Stark. Sempre piacere vederti, sinceramente. Ovviamente mi metti allegria. Ti ringrazio. E ci vedremo questa sera alla cerimonia, appunto, okay, di Voci nell'Ombra, 24esima edizione. Massimo Lodolo ai microfoni della SDAC. Ciao.